vantano in questi ultimi tempi di essere religiosi, ma questa religiosità ha procurato una vera trasformazione o conversione nella tua vita, come dice la parola del Signore? Sai che hai un'anima da salvare? Dove pensi di passare l'eternità? Leggi l'Evangelo, vedrai che vi sono due possibilità: la vita eterna nella gloria oppure l'eterna condanna. Il cuore è stato cambiato, ti sei allontanato dal peccato, hai deciso davvero di lasciare la bestemmia, la bugia, l'avarizia, l'adulterio, la lussuria, l'idolatria, l'inimicizia, discordia, gelosia, contese, ubriachezze, il parlare sporco, gozzoviglie e di altre simili cose. Sappi che quelli che fanno tali cose non erediteranno il regno di Dio. Se tu vuoi godere la vita eterna nella gloria, sappi che la religione non ti salva. Ti salva solo Cristo Gesù, con la sua grazia che ti presenta. Ed è morto sulla croce anche per il tuo peccato. Se tu l'accetti come unico personale salvatore, ti viene dato il diritto di essere un figliolo di Dio, un figliolo praticante, perché Gesù dice: chi ama osserva i miei comandamenti. Colui che non si dà coscientemente nelle mani del Figlio di Dio durante la sua vita terrestre non avrà riposo dopo la morte, ma anzi rimangono in una terribile attesa del giudizio e l'ardore di un fuoco che divora gli avversari.
chiamato alla vocazione da Dio stesso. Non aspettare domani. Dio ti ama. Dio ti vuole salvare. Accetta Gesù nel tuo cuore. Vedrai cose grandi nella tua famiglia. Vedrai cose grandi che tu ne